Enrico, mi ha chiesto di fare un'introduzione al libro che ha appena scritto, che sta per uscendo, e su Steady System, tutto ciò che è legato ai sistemi di trading automatico. È sicuramente un tema importantissimo per borsa, per tutte le borse e per il trading online italiano, perché pochi di voi forse lo sanno. Il trading online in Italia è una sorta di chicca anche a livello europeo, nel senso che il livello di sofisticazione, il livello di funzionalità, il tipo di prodotti e di piattaforme che potete utilizzare sono tra le più evolute in Europa. L'Italia, che è tanto screditata su alcuni fattori, sulla parte del trading online, insegna sicuramente il business alle altre nazioni. Vi do solo due numeri: ad esempio, il numero di eseguiti fatti sul mercato azionario italiano per il 25, quasi 30% è fatto da investitori privati, quindi voi, quando in altri mercati quello tedesco non supera il 5%, quello inglese che conosciamo bene perché ormai Borsa Italiana fa parte del gruppo di Londra è intorno al 3%. In Francia non supera il 10, quindi vedete che siamo più di 2 o 3 volte superiori alla media europea. Sui derivati, ecco, lo strumento è un filino più complesso, quindi il retail fa un po' più fatica a negoziare come un'attività istituzionale, però sul mini FIB il 35% dei volumi è fatto dagli investitori privati e sul FIB siamo intorno al 15%. Quindi la liquidità che voi apportate al mercato attraverso le piattaforme è fondamentale per il sostentamento del mercato stesso e prodotti stessi, e gli operatori istituzionali amano, quindi i grossi market maker internazionali amano dare liquidità al mercato italiano perché sanno che hanno sempre come controparte, oppure in molti casi come controparte, investitori retail che hanno logiche di investimento differenti rispetto all'istituzionale e quindi il trading è molto più attivo. Questo business si sta pian piano sviluppando, negli ultimi 10-12 anni è completamente cambiato e la tecnologia la sta facendo da padrona sempre di più e in modo più preponderante. Per chi di voi segue un po' le vicende anche di Borsa Italiana, noi l'anno scorso abbiamo completamente rifatto la nostra piattaforma di trading, il sistema di incrocio degli ordini, il cosiddetto matching engine, riportando tutte le macchine a Milano, quindi sebbene siamo un gruppo londinese, però il vero data center è qui a Milano per i tipi italiani, e questo per aumentare ancora di più la velocità del sistema. Adesso ogni ordine è elaborato in circa 300 microsecondi. E alcuni clienti istituzionali sono lì a contare esattamente il microsecondo per valutare le performance del mercato. Quindi è un livello di sofisticazione pazzesco che espone eventualmente un trader alla vecchia maniera, che comunque inserisce ordini in modo molto molto tradizionale, ad essere spesso anticipato da operatori che sono vicini al mercato. Per ovviare a questo tipo di asimmetria di velocità, sicuramente poter impostare sistemi automatici di trading o comunque che supportano la vostra attività di trading è fondamentale. È quello su cui i broker, i trader, i consulenti e le stesse borse si stanno attrezzando a fare. E quindi è buona cosa includere nella vostra formazione, nella vostra attività di investimento, anche una matematica di trading automatico, algoritmico, supportato comunque da sistemi decisionali semi-automatici, perché il mondo finanziario è velocissimo, vedete che Tokyo ha chiuso a meno 6 l'altro giorno e tutto questo si è trascinato un impatto negativo anche sugli altri mercati. Adesso, non ho neanche guardato come sta aprendo oggi il mercato, però Questo è il Cnba, parte positivo, adesso sta un po' ritracciando la prima candela, quella che
stiamo vedendo della giornata, prima candela 60 minuti, vedete, c'è già una candela nera, se vogliamo, in questo caso è colorata di verde pieno, ma comunque il significato è analogo al di là della rappresentazione del colore scelto, e sta a rappresentare appunto un prezzo che attualmente è più basso del livello di apertura di questa mattina. E quindi le informazioni che ricevete sulle piattaforme, i vari input dei vari mercati sono sempre più complessi, sempre più veloci, e tanto più avete sistemi a supporto, tanto sarà più facile ovviamente prendere decisioni in tempi rapidi, se il vostro tipo di trading ovviamente si basa sulla rapidità. Come promesso, non vi rubo più di 3 minuti, lascio la parola a Enrico che è sicuramente più interessante. Io ti ringrazio molto della tua presentazione, approfitto per lasciarti una copia del mio libro che è doverosa. Non me l'autografi. Già fatto, guarda, sei Ok. stato puntualissimo perché so che sei pieno di impegni e quindi se devi andare non ti voglio trattenere, se invece vuoi rimanere assolutamente mi fa È un piacere, posto libero di fare per quello che vuoi. Bene, buongiorno a tutti anche da parte mia, molti di voi mi conoscono, sono Enrico Malverti, io sviluppo algoritmi trading system da più di un decennio, quasi 12 anni ormai, credo di essere stato uno dei primi a venire a parlare, se non il primo, a venire a parlare di trading system automatici, completamente automatizzati qui a IT Forum. Trading system che utilizzo per me, ma anche fornisco ad operatori istituzionali, faccio infatti consulenza nei comparti SICAV, fondi hedge e a un paio di tesorerie di banche italiane attraverso appunto sistemi automatici. La mia conferenza di oggi parte in modo un po' diverso dal solito, ossia io vi faccio vedere quello che è il punto di arrivo e poi andremo a vedere invece come arrivare a questo risultato e a discutere se è un risultato che può essere alla portata di tutti o solo di alcuni e che cosa comporta anche in termini di costi, in termini di fatica, poter arrivare ad avere dei trading system, un'operatività che possa essere completamente automatizzata. In parte è un argomento che sto già trattando anche su Milano Finanza, c'è un mio articolo, se andate a cercare su Milano Finanza online, in cui sto facendo una sorta di percorso in 5 puntate sui trading system. E quello che ho scritto nel primo articolo è che in ogni caso, chiunque voi siate, che voi siate trader alle prime armi, che voi siate trader esperti, che voi siate dei discrezionali, prima o poi nel corso della vostra carriera arriverete a scontrarvi con la necessità di dover avere un supporto alla vostra operatività manuale. Questo non è detto che si debba tradurre per forza in un paniere di sistemi completamente automatizzati, ma sicuramente la necessità di avere un supporto, un aiuto alla vostra operatività manuale, questo lo sentirete prima o poi, tant'è che se andate a vedere il curriculum di tante persone che vengono qua ai IT Forum, io sono partito subito col trading automatico, ho scelto questa strada, ma altri che sono nati come scalper, se andate a vedere i loro curriculum, più che meno, molti sono poi arrivati a provare anche la strada del trading automatico, che non è detto che debba sostituire l'operatività, ripeto, manuale, ma affiancarla, ecco questo credo che ci arrivino praticamente tutti, perché provate a pensare che cosa può significare lavorare tutti i giorni, subire lo stress del mercato per anni e anni e anche solo semplicemente andarsi a fare una scansione manuale su Borsa Italiana, su tutti i titoli presenti di Borsa Italiana, alla fine diventa molto logorante andare a cercare le migliori opportunità di trading. Se lo si fa invece con dei software, andiamo a implementare i nostri criteri di analisi, i nostri criteri di ricerca, che ci vanno a creare una lista di quelli che secondo noi sono i migliori titoli da seguire, da tenere in watch list per quella seduta, magari ci danno anche contemporaneamente un alert, un segnale di quando scatta quello che può essere il miglior timing di acquisto di vendita, è chiaro che il nostro stress operativo diminuisce parecchio. Ecco, dicevo, partiamo col vedere quello che è la mia operatività, quello che io ho realizzato nel corso degli anni. Io utilizzo
diversi trading system su diversi mercati, quindi faccio una diversificazione multi-market, lavoro sia su futures sia su azioni. Quello che stiamo vedendo in questo momento sono grafici, tutti grafici del FTSE MIB Future. Sono quattro trading system, ma ne ho molti di più. Sono spalmati su più workspace, vengono definiti, cioè spazi di lavoro. Per ciascuno grafico c'è applicato un trading system, ognuno con una logica diversa. Ognuno parecchi, diciamo, su time frame uno diverso dall'altro. Ad esempio, questo è un trading system che sto indicando in questo momento col mouse, che lavora su un grafico a 30 minuti del FTSE MIB con una tecnica di tipo trend follower, un classico dynamic breakout, come logica. Questo invece è il trading system che ieri, diciamo così, mi ha fatto, grazie a lui, che l'ho seguito con diretta per la fuori classifica per la finale del Top Trader, quello che ha fatto realizzare la miglior performance di giornata. Lavora su delle trend line automatiche. Ieri si è messo short nonostante il gap down del FTSE MIB. Per alcuni poteva essere un'operazione audace mettersi short su un gap down. Io, dato che non era l'unico trading system short nella giornata, era quello che avevo scelto, diciamo così, per concorrere, ripeto, fuori classifica, disciplinatamente ho seguito l'operazione. E ha avuto ragione lui, ha chiuso l'operazione alle 17 e ieri ha avuto ragione, appunto, proprio praticamente sul minimo di giornata. E lavora su un time frame a 60 minuti, poi qui abbiamo un altro trading system che lavora sempre sullo stesso strumento finanziario a 5 minuti e qua sotto un altro sistema, ma con logica di inversione basato su dei pattern che lavora su 60 minuti. Tutti questi trading system qua in basso, se andiamo a vedere, ho diversi chart, diversi workspace, quindi seguo anche il DAX, seguo il Bund, su altri computer per abbassare il livello di CPU, quindi per cercare di avere un computer che lavora scarico di CPU. Lavorare scarico di CPU significa un computer che non si imballa, perché se il computer si imballa, processa i dati. Sentivamo prima conferma da Gabriele Villa di qual è il livello di sofisticazione ormai del mercato. Se voi lavorate con degli hardware lenti, inadeguati, avete dei competitor che sono degli istituzionali che hanno dei sistemi rapidissimi, voi non potete batterli sullo stesso terreno, ma oltre a partire, diciamo, svantaggiati rispetto a sistemi così sofisticati come hanno ormai gli istituzionali, se avete un hardware lento, se avete un flusso dati che arriva in ritardo, un processore che si imballa e quindi processi in ritardo i vostri dati, cioè non ce la potete fare, accumulate quello che viene definito uno slippage abnorme e quindi rispetto a performance teoriche discrete di un trading system rischiate di portare a casa una performance reale che addirittura rispetto a un teorico in guadagno può essere addirittura in perdita. Quindi è fondamentale avere una buona dotazione tecnica, avere delle buone piattaforme, utilizzare anche degli accorgimenti, una buona linea internet. Quello che io ad esempio utilizzo, non faccio trading da casa, ho degli spazi in una web farm, quindi ho comprato un server in una web farm, ho posizionato diverse macchine virtuali, diverse perché come vedete ho spalmato i segnali su diversi PC in modo da avere una CPU sempre costantemente sotto controllo. E ho la garanzia di macchine che lavorano 365 giorni l'anno senza interruzioni, minimizzando, diciamo, i problemi di natura tecnica, perché anche i problemi di natura tecnica poi incidono non solo sullo stress, ma anche sul risultato economico. Utilizzo dei software di controllo come questo si chiama Wide Reader. Che cosa fa? È un software che tiene monitorato ciascun singolo chart, quindi qua vedete il simbolo monitorato, il DAX, il time frame a 60 minuti, il nome del trading system. Questo è il tempo di allarme che sto indicando, che potete configurare, che io ho configurato in 300 secondi, e questo è il simbolo, è il ticker che viene ricevuto. Se
trascorrono 300 secondi dall'ultimo tick battuto, mi viene mandato un allarme sul telefonino che mi dice: attenzione, il sistema, ad esempio questo che sto indicando, sul FTSE MIB a 30 minuti, che si chiama All-in-One, sono 300 secondi, quindi 5 minuti, che non sta refreshando, quindi che non riceve tick. E questo diventa preoccupante, quindi vuol dire che è sinonimo di un problema tecnico. Mi dà il nome del trading system, se è legato a un singolo chart vuol dire che c'è un problema legato a quel trading system. Può essere la piattaforma che si è inceppata, un trading system che non sta lavorando, potrebbe anche essere che per un errore è stato disattivato, è stato messo off, oppure ci si è dimenticati di aprire il workspace di quel determinato trading system. Più preoccupante è se invece tutte le linee vanno in allarme. Allora a quel punto mi arriva un master alarm anche, e master alarm è sinonimo, mi dice: attenzione, non c'è nessun trading system su nessun mercato che sta ricevendo da oltre 300 secondi. Allora non può essere sicuramente in quel caso di master alarm un problema di una singola borsa, che ne so, dell'Iden piuttosto che dell'Eurex o di altro, perché se non ricevo il flusso dati può essere o un problema proprio del flusso dati o un problema internet. Però io sono in grado di poter monitorare anche senza stare completamente, tutto il tempo attaccato al monitor, che cosa sta accadendo con le mie piattaforme. Poi a livello di piattaforme automatiche, questo è il lato, diciamo, produzione del segnale. Utilizzo principalmente la TradeStation e la MultiChart, ma utilizzo anche altre piattaforme. Non solo queste sono quelle che utilizzo di più. Lato execution, invece, utilizzo una piattaforma che riceve i segnali appunto dalla TradeStation, dalla Visual Trader, dalla iSignal, da Excel anche volendo, e si chiama WhiteTrader, che mi esegue i trade ricevendoli appunto da questa piattaforma, e tramite due colonne, la Virtual Position e la Real Position, mi mantiene l'allineamento presso il broker. Se la colonna Virtual Position è 0, significa che non ho, i trading system sono flat, non hanno posizioni aperte. La real position deve essere pure a 0, quindi vuol dire che sul broker, che principalmente utilizzo io, lo posso anche dire, Bancassella e Interactive Broker, presso il broker io devo essere pure a 0. Se mi trovo disallineato, quindi ho una virtual position a 2, quindi un trading system mi compra due contratti, ma la real position rimane a zero, significa che per un problema che può essere del broker, la piattaforma che si è sganciata, quello che volete voi, non mi è passato l'ordine. La piattaforma, nel tempo che è stato ritenuto congruo di inferiore al secondo, prova a rimandare l'ordine, anzi, nell'ordine di qualche centesimo di secondo rimanda l'ordine. Nel giro di un secondo, se non torna indietro l'eseguito la seconda volta, allora mando un allarme. Mando un allarme dicendo: wrong alignment, attenzione, c'è un disallineamento. Mi dice anche su quale strumento, se è il FTSE MIB, se è il DAX, se è il crude oil, eccetera, eccetera, il BTP. E mi dice: real position, magari siamo a zero, mentre la virtual position è a 2. Quindi vedete come si è raggiunto un livello di sofisticazione notevole che può essere utilizzato anche da un pubblico di trader privati. Diciamo, la tecnologia è a disposizione non solo degli istituzionali, ma anche di un pubblico più evoluto di retail. Ecco, adesso andiamo a vedere, dato che il tempo è tiranno, invece come arrivare a questo risultato della piena automazione, come creare un algoritmo. E poi cercheremo di lasciare anche uno spazio adeguato alla fine dell'intervento per eventuali domande. Scusatemi solo per la voce, ma ho fatto il possibile anche per salvaguardarla ieri sera. Un pochino ce n'ho, speriamo di non rimanere senza quest'oggi, di arrivare a fine intervento. Vado a cambiare il mio computer di riferimento e vado a prendere proprio quelle che sono cose che trovate nel libro.
I vantaggi del trading system quali sono? Ne ho parlato per anni e li ho già accennato anche adesso. Sono quelli di avere una deresponsabilizzazione della decisione operativa, minor stress, possibilità di non stare attaccati al monitor tutto il giorno, possibilità di monitorare comunque la vostra attività di trading a 360 gradi, che si tratti di future, che si tratti di azioni, che si tratti anche di bond. Potete veramente fare trading a 360 gradi. L'altro grosso vantaggio è quello di poter testare una strategia di trading sui dati storici, quindi di vedere, prima di mettere soldi sul mercato, se una tecnica di trading funziona o se perde soldi. Se è una tecnica che venite qua a sentire i forum, sentite raccontare che si guadagna, che ne so, con l'incrocio di medie mobili a 9 con la 18, andate a casa, prendete il Visual Trader piuttosto che la TradeStation, piuttosto che il Multichart, in poche righe di codice testate l'incrocio della media mobile a 9 con la 18, la provate su diversi strumenti finanziari e stabilite: hanno ragione, mi hanno detto la verità, oppure no, non funziona, oppure può funzionare, ma con determinati accorgimenti. Ecco, questi sono in estrema sintesi i vantaggi. Però bisogna, per onestà intellettuale, dire anche che ci sono degli svantaggi, e questo ne trovate ampio risalto all'interno del libro. E, ad esempio, il primo punto di cui scrivo nel testo, il primo e più importante problema che l'operatività automatica non risolve è la difficoltà nel seguire disciplinatamente una strategia. E purtroppo, tanti trader non riescono a essere disciplinati. La prima regola del buon trader, sapete tutti, è taglia le perdite e lascia correre i profitti. E se la seguissero tutti, ci sarebbero meno trader perdenti. La difficoltà è proprio quella nel tagliare le perdite. È difficile riconoscere che ci siamo sbagliati, è difficile chiudere un'operazione in perdita, si tende sempre ad aspettare e vedere. Essere convinti di aver fatto bene ad aprire magari un'operazione al rialzo, si aspetta un po', si aspetta un po', e poi alla fine, presi dal panico, magari si chiude l'operazione molto peggio rispetto a quello che era il prezzo teorico di chiusura che ci eravamo imposti. Viceversa, quando vediamo dei bei segni più, siamo portati dalla tentazione di schiacciare con il mouse e portare a casa un profitto, soprattutto se vediamo che il mercato torna un po' a ritracciare e il profitto inizia ad assottigliarsi. In questo modo però si tagliano i profitti e non le perdite. La stessa difficoltà però ci può essere col trading automatico, perché tante sono le persone che non riescono a seguirli con disciplina, perché anche i trading system perdono soldi, la sfera di cristallo non ce l'ha nessuno, non è che il trading system è una strategia che ci fa guadagnare sempre. Anche il trading system va incontro ai suoi drawdown, va incontro alle sue fasi di perdita. Le fasi di perdita possono anche essere prolungate e perdere fiducia è molto facile. Ad esempio, giusto ieri sera, dato che mi piace sempre fare esempi concreti, mi è arrivata un'email di un signore che dice: ma io sto seguendo da un po' di tempo i suoi segnali, ho anche provato a cambiare il paniere dei segnali, non ho risultati soddisfacenti. Ad esempio, ieri, nella giornata di ieri, il trading system che sto seguendo non mi ha dato nessuno short e io sto perdendo fiducia. E io gli ho risposto quello che gli avevo già detto a voce: guardi, meno diversificazione si riesce a fare, meno ci si concentra, e purtroppo la capitalizzazione è un problema importante nel trading, e più è un po' andare a scegliere il trading system giusto è difficile, perché il trading system non lavora quasi mai tutti i giorni. Ognuno ha una tecnica diversa, una logica diversa, dei filtri operativi diversi. Ieri la maggior parte dei miei trading system hanno preso posizione short, alcuni guadagnando di più, alcuni guadagnando di meno. Ce n'è stato qualcuno addirittura che sul gap ha pensato invece di puntare addirittura su un long, ma questo fa parte di un paniere di strategie, di una logica più ampia, quindi una diversificazione di portafoglio. Ci stanno appunto che io seguo tanti strumenti, seguo tanti time frame diversi, tante logiche diverse, perché tendono a compensarsi di più e avere quindi una curva dei profitti globale. Se io scelgo punto su un cavallo solo, purtroppo è molto più difficile riuscire a ottenere dei risultati.
è anche più facile scoraggiarsi. Poi i problemi sono altri, i trading system, quindi troverete un'ampia trattazione di questo. Secondo punto, vado a quello più importante, il drawdown. Il drawdown, dicevo, le perdite ci sono, non è che adesso appoggiarsi a un trading system può impedire di perdere soldi. E poi trovate altri punti su cui sorvolo, perché vado invece a trattare una tecnica di trading. Abbiamo detto, vogliamo cercare di farvi capire, di portarvi verso il risultato finale. Per trattare una tecnica di trading, io vi mostro il super trend. Ieri chi è venuto allo Stand Traveling ha sentito una introduzione, perché è stata una cosa abbastanza veloce. Ho parlato di alcuni indicatori che trovate già su Visual Trader, altri li troverete prossimamente, nelle prossime versioni di Visual Trader, indicatori di mia creazione che possono essere funzionali alla creazione di trading system, oppure anche come strumento di supporto alla vostra operatività discrezionale. All'interno del libro trovate il Super Trend, che è concettualmente analogo all'EMA Trend, sono due formule diverse, è un indicatore statisticamente vincente. Cosa significa statisticamente vincente? Qua trovate la descrizione nel testo di come è la formula del Super Trend. Questa è la formula dell'indicatore Super Trend per Visual Trader, ma la trovate anche nella versione per PlayStation, quindi Easy Language. Io ho preso il Super Trend, semplicemente con il Wizard ho creato un trading system di base che mi dice quando ho il close, questo è il codice che si realizza con il Wizard, quindi con un assistente alla programmazione senza essere bisogno di programmatori. Se il close è maggiore del super trend, allora compro sulla prossima candela a mercato. Quando il close è inferiore al super trend, vendo, chiudo la posizione lunga e apro una posizione short a mercato. Quindi una logica semplicissima di stop e reverse, sono veramente due righe di codice. Queste due righe di codice le potete testare e verificate se statisticamente questo indicatore o altri, con la stessa logica, riescono a individuare il trend sul mercato. Se andate ad applicarlo grazie al backtesting, ecco, tipico vantaggio dei trading system, questa nella parte bassa del grafico, nella parte alta col Visual Trader vi viene dato il grafico di Unicredit, l'andamento di Unicredit, e nella parte bassa avete invece la curva dei profitti che viene data con quelle due semplici righe di codice del super trend. Allora, vedete che senz'altro è una curva dei profitti rispetto al buy and hold nella parte alta del grafico di Unicredit, è una curva dei profitti già sicuramente interessante. Con una base statistica c'è un qualcosa nel super trend che applicato al titolo Unicredit ci fa ottenere dei risultati che sono nel corso del tempo crescenti. Da luglio, questi sono i risultati da luglio 2008 a luglio 2012. Evidente appunto che si riesca a fare molto meglio rispetto al buy and hold, e credo anche rispetto alla performance di tanti trader. È chiaro che in questa curva dei profitti, vedete, ci sono le fasi di drawdown. Qua abbiamo una fase di perdita. Chi fosse partito a seguire qui questo indicatore avrebbe perso soldi, li avrebbe recuperati, ma avrebbe impiegato giorni, forse qua anche qualche settimana. E qua, nella parte finale del grafico, pure c'è stata una fase di correzione, poi di recupero. Però comunque questa è stata una fase laterale in cui non si sono generati profitti. Però abbiamo una base statistica che è sicuramente valida per due righe di codice. Non vi dico tradatelo così, però sicuramente avere un'indicazione che questo indicatore così semplice ci porta a un risultato positivo
ci può far dire, ok, questa è una buona base di partenza, da qua io posso provare a ricavare qualcosa che per me sia tradabile, che sia compatibile con la mia propensione al rischio e provo a tirarci fuori qualche cosa di buono. Questo è un esempio grafico del super trend di quelle due semplici righe di codice applicate a UniCredit. Quando i prezzi scendono sotto al super trend, che è questa riga verde, scatta un segnale di vendita. Vedete come qua effettivamente il super trend abbia cavalcato bene al ribasso questa fase di UniCredit. Qui abbiamo il segnale opposto e contrario, ossia i prezzi salgono sopra il super trend, scatta un segnale di chiusura dello short e di apertura della posizione long. Non sempre le posizioni portano a un profitto, come abbiamo visto, però questo è su un grafico applicato, un grafico a 60 minuti del titolo UniCredit. Da qua abbiamo anche il report che non si vede bene, ma lo trovate a corredo. Ecco, come si fa a ricavare qualcosa di tradabile? Vado più sotto. Dobbiamo andare a cercare di aggiungere delle condizioni di conferma al nostro super trend. Quali possono essere indicatori di conferma? Indicatori di conferma possono essere innanzitutto una cosa molto importante se lavoriamo in intraday, dei filtri orari. Gabriele lo sa meglio di me, non tutte le fasce orarie all'interno di una seduta di contrattazione possono essere buone per fare trading. Ci sono delle fasi di mercato che sono tipicamente più direzionali, ci sono delle fasi nel corso della seduta che tipicamente invece possono generare con maggiore facilità dei falsi segnali e quindi bisogna cercare di scremare. Se si lavora in intraday, facendo lavorare il nostro indicatore solo in determinate fasce orarie, che sono quelle che generano il minor numero possibile di falsi segnali. Tipicamente a spanne, i migliori momenti per fare trading sono le prime ore del mattino, perché sono quelle che ci danno la direzione della giornata. L'abbiamo visto anche ieri, l'input della direzione del mercato è arrivato al mattino. Poi, nella fase centrale del giorno, abbiamo avuto conferma che la direzione short era quella giusta, perché il mercato non è riuscito a rimbalzare, non ha trovato forza, è rimasto tutto sommato come un pugile suonato, cioè i compratori hanno dimostrato di non avere la forza di riuscire a invertire il trend, l'input, il grosso shock dato al mattino dai venditori. Il mercato è rimasto tutto sommato abbastanza apatico, ha tentato una reazione, la reazione non c'è stata e è stata la conferma che la direzione buona per la seduta era quella del ribasso e di nuovo l'altro input ribassista, il mercato che è tornato a scendere, lo si è avuto il pomeriggio. E l'altra fascia oraria infatti buona di solito per lavorare è quella che va dalle 13:30 in avanti. Fino verso le 16:30 di solito, dalle 17, dalle 16:30 in avanti, io sinceramente non ho nessun trading system sull'indice italiano che vada ad aprire posizioni. Se le apre entro le 16:30, ma non perché ormai la giornata è fatta, cioè dalle 16:30 in avanti gestite la posizione se siete in guadagno, se siete in perdita, cercate di portare a casa. Magari di limare, di portare a casa non una grossa perdita, al limite sperando che il mercato vi dia ragione di chiudere a pareggio, ma il più della giornata è fatta, cioè difficilmente ci sono grosse inversioni sul mercato italiano dalle 16:30 alle 17:30 che possono consentire nel medio-lungo periodo, poi c'è sempre l'eccezione, ma statisticamente nel medio-lungo termine di poter generare con costanza dei profitti abbastanza capienti, tolte le commissioni e lo slippage per poter avere un conto che sale nel medio-lungo termine. Un indicatore deve essere anche robusto, quindi per poter essere affidabile, deve poter dare risultati interessanti su più mercati, e questo è il super trend applicato ad esempio sull'euro-dollaro dal 1985 all'agosto 2012.
nel momento in cui è stampato il report. Vedete che anche sull'euro-dollaro abbiamo un risultato che è statisticamente positivo. Abbiamo le fasi di ritracciamento, abbiamo i drawdown, qua è stato ben 40 operazioni senza guadagnare in fase laterale sull'euro-dollaro. Però se noi realizziamo un paniere diversificato di uno strumento robusto di più strategie, non, vi tranquillizzo, se ve lo dico subito, non riusciremo a avere la garanzia, a meno di non essere fenomeni molto bravi, ad avere comunque guadagni costanti tutte le settimane o tutti i mesi. Però ridurremo parecchio il nostro rischio di mercato e andremo a stabilizzare notevolmente la nostra curva dei profitti. Dobbiamo però individuare quel paniere che si adatta al nostro, alla nostra capitalizzazione, perché realizzare un portafoglio diversificato sui future significa dover avere una capitalizzazione molto ampia, che non hanno in tanti. Per avere una buona diversificazione in future, secondo me, bisogna avere almeno, diciamo, il minimo sindacale per poter fare trading dovrebbe essere 100.000 euro. Minimo sindacale. Per avere una buona diversificazione lavorando a leva bisogna avere 1 milione di euro, secondo me. Chiaro che non tutti ce l'hanno per esporsi in future. Future mi riferisco poi ai future grossi, quindi fare un paniere diversificato di FTSE MIB, di DAX, di BTP, eccetera. Se si lavora su future più piccolini, il mini, l'Eurostox, eccetera, si può chiaramente abbassare parecchio la capitalizzazione necessaria. Però ricordatevi che aumentano anche l'impatto dei costi fissi, aumenta l'impatto commissionale, quindi i risultati a parità di strategie, di bontà di strategie, comunque diminuiscono i risultati economici, è inevitabile, perché il mini FTSE MIB vale meno rispetto al FTSE MIB grande, l'Eurostox vale meno rispetto al DAX, l'impatto commissionale è maggiore, l'Eurostox ha una volatilità diversa dal DAX, più contenuta, il valore del punto impatta in modo diverso perché scambia di uno in uno, mentre il DAX scambia di mezzo punto in mezzo punto, l'Eurostox scambia un punto di uno in uno, e quindi questo sullo slippage, tenendo conto poi che ha una volatilità un po' inferiore e che ha un valore più basso, impatta in modo notevole. Quindi queste sono valutazioni che il trader deve per forza fare per non prendere delle cantonate. Questa è la curva, questi sono i risultati sull'euro-dollaro del super trend. Quindi, accertato che il nostro indicatore funziona su più strumenti, funziona su FTSE MIB, funziona su alcune azioni e funziona anche sull'euro-dollaro, si cerca di andare a creare una strategia vera e propria che comprenda anche un trailing stop, che comprenda un eventuale target, che comprenda, ad esempio questo, dei filtri orari, è il codice completo che io ho realizzato, un codice completo didattico, ricavato dal super trend, quali sono le cose, gli elementi che sono andato ad aggiungere per realizzare una strategia che sia tradabile sul FTSE MIB senza avere uno stop and reverse. Siamo partiti dallo stop and reverse, abbiamo visto la curva dei profitti che costantemente sale con qualche drawdown, qualche pausa, ma costantemente sale nel tempo. Da lì gli elementi che io sono andato a inserire sono un filtro orario, che è questo che sto indicando, e dove dico al trading system il tempo, il time, deve essere maggiore di 6-1 fear bar time, significa tradotto nel linguaggio di Easy Language, lavoro a partire dalla prima candela, dopo la prima candela che leggo nel grafico, quindi dopo, se sto lavorando su 5 minuti lascio trascorrere la prima candela 5 minuti, se sono su 60 lascio trascorrere la prima candela oraria, dopo la prima candela oraria inizio a lavorare. Il fatto di lavorare dopo la prima candela fa sì che venga ridotto lo slippage e vedo un attimo, capisco dopo l'apertura dove sono schierati i compratori e i venditori. Se c'è il primo input della giornata è al ribasso o al rialzo. Dopodiché il trading system si attiva e si spegne comunque entro le 17. Cioè,
prima delle 17, non genera gli ordini entro le 17. Se sono, come in questo caso, su 60 minuti, significa che l'ultimo ordine valido di acquisto di vendita mi può scattare nell'istante in cui si chiude la candela delle 16 e inizia quella delle 17. Se lì ho un nuovo segnale di acquisto, bene. Se non ho nessun nuovo segnale di acquisto di vendita, bene. Signori, significa che per oggi abbiamo finito. Non vale la pena lavorare. Poi gli dico, se il close è maggiore del super trend e il close della candela precedente è inferiore al super trend, quindi voglio lavorare solo sul cambio della posizione. Non voglio che mi scatti un segnale se io sono già sopra il super trend di acquisto, se sono già sopra il super trend a qualche barra, ma solo nel cambio, nel cross dei prezzi rispetto al super trend. E se sono flat, market position uguale a zero, vuol dire che io non voglio fare lo stop in reverse, non voglio stare più il 100% sul mercato, voglio starci solo una parte del tempo sul mercato, quindi riduco la mia esposizione, il mio time at market. E poi, quindi semplicissime queste condizioni, sono andato a applicare delle condizioni di uscita con delle uscite di default basate sull'indicatore parabolic che mi fa da trailing stop dinamico e un'uscita basata sullo sforamento delle bande di Bollinger. Quindi se il mercato mi va contro e mi sfora la banda di Bollinger inferiore, io vado a chiudere la posizione long e viceversa nel caso long. Questa è la parte di codice di default del trailing stop dinamico basato sul parabolic. Sono formule che tra l'altro sono di base inserite all'interno sia del TradeStation che del Multichart, e questi sono i risultati economici sul FTSE MIB Future con un contratto negli ultimi 10 anni, 119.675 euro di net profit, di profitto netto, con un profit factor, vediamo se è indicato, se lo trovo, un fattore di profitto di 1,40, e qua sotto dovremmo avere anche la curva dei profitti. Eccola qua, questa è la curva dei profitti negli ultimi 10 anni sul FTSE MIB Future. Vedete che è comunque un trading system didattico, però si avvicina molto, inizia ad assomigliarsi molto a quello che deve essere un trading system finito, quello che voi dovete andare a cercare per fare trading. Un trading system che ha un indicatore statisticamente valido di partenza, che vi indica il trend. A questo andiamo a inserire almeno un filtro orario che ci dice, attenzione, vogliamo lavorare solo in una determinata fascia oraria. Andiamo a inserire indicatori, un trading stop. Andiamo a inserire eventualmente anche un'altra uscita basata su un altro indicatore, in questo caso abbiamo utilizzato le bande di Bollinger. Potremmo utilizzare, filtrare, se vogliamo lavorare ulteriormente un po' di meno, cercare altri indicatori di conferma, potremmo utilizzare medie mobili, altri canali di volatilità o pattern, ad esempio indicatore di conferma significa dire compro quando sono la mio close va sopra il super trend e contemporaneamente il mio close è sopra la media mobile, che sono a 20 periodi. Quindi ho due indicatori di conferma e tutti e due mi dicono che il trend probabilmente si è girato long. Questo già mi rafforza la condizione iniziale. Ho due indicatori che mi danno la stessa idea e quindi diminuisco il numero di trade, chiaramente, perché calano i trade. Di solito tende ad alzarsi l'average trade, quindi l'importo medio. Spesso aumenta se abbiamo studiato bene l'accoppiamento dei due indicatori, aumenta la regolarità della curva dei profitti. Che cosa può succedere? In tutte le cose c'è il rovescio della medaglia. Il rovescio della medaglia è che
se è un trading system che comprate da qualcuno, non l'avete fatto voi e non avete quindi capito la logica, adesso io vi sto insegnando la logica che ci può stare dietro a una trading system, o anche se è vostro, vi capiterà la giornata in cui il mercato, come ieri, perde il 3% e il vostro trading system è fuori dal mercato. Il mercato ha perso il 3% e io non ho lavorato, non mi ha detto niente questo trading system. Quindi il trading system non è buono. Non è detto che non sia buono. Può essere anche che l'abbiamo filtrato troppo. Cioè, è una coperta sempre un po' corta. Cioè, più si filtra una strategia e si cercano delle conferme, più è facile ottenere equity line buone nel corso del tempo. Più però aumenta anche il rischio di andare a fittare, si dice, quindi adattare troppo una strategia sullo storico e a far sì che funzioni benissimo nel passato e meno bene nel futuro. Primo rischio. Seconda cosa, problema è di tipo psicologico, perché vi capiterà sempre, prima o poi, che qualche trend, filtrando parecchio, lo perdete e direte: accidenti a questo trading system che non mi ha fatto prendere il meno 3 di ieri. Però, ragazzi, è difficile avere la botte piena e la moglie ubriaca. Difficoltà nel trading ci sono anche con i trading system. Bisogna cercare, ripeto, una volta individuato qual è il vostro capitale di rischio, quell'insieme di strategie che si adattano bene alla vostra psicologia, al vostro capitale psicologico ed economico. Bene, adesso io rifiato un attimo, bevo e vi lascio anche così il tempo se ci sono, se c'è qualche domanda di poterne fare. Ma va mercato al meglio o verso di me? Un attimo solo, e poi le rispondo e dico anche faccio la sua domanda a tutti, cioè la ripeto a favore di microfono. Ecco, il signore qui davanti in prima fila. Sì, Puoi anche ripetere tu adesso, no, per questa volta ripeto io. Il signore qui in prima fila chiede se i trading system lavorano a mercato o con ordini stop e limite, eccetera. Trading system è un'idea di trading. Come ha visto, io sono partito da un'idea, che è un indicatore super trend, che è un indicatore anche abbastanza conosciuto ultimamente, viene utilizzato da parecchi trader. Io l'ho fatto lavorare a mercato. Quando c'è il cross, l'indicatore supera, i prezzi superano il super trend, entra a mercato, sia nel caso long sia nel caso short. Ma possiamo anche farlo lavorare diversamente. Qualunque trading system replica un'idea di trading. E l'idea di trading può essere basata su ordini a mercato, su ordini limite o su ordini stop. Quindi lei, trading system, può fare qualunque cosa. Sta a lei decidere o perché vuole lavorare in un determinato modo o perché lo ha stabilito dal punto di vista statistico qual è il modo migliore. Potrebbe anche essere, io non l'ho provato su questo sorgente, ma potrebbe anche essere che un ulteriore modo di migliorare questa strategia sia quello di lavorare con ordini limitati, ossia di dire quando i prezzi mi superano il super trend, anziché entrare a mercato, entro con un ordine limitato, ad esempio sul minimo di 2 candele fa, oppure sul minimo della prima candela oraria. Questo che cosa vuol dire? Può vuol dire lo si testa, si vede se il trading system guadagna di più, guadagna di meno. Capiterà qualche volta probabilmente che il mercato continua a salire con un ordine limitato, mi perdo il trend perché l'ordine non viene fillato e quindi non è detto che sia una buona cosa. Capiterà invece che il mercato ritraccia e riesco a entrare molto meglio rispetto all'ordine market. Sarà il backtesting, quindi il computer andando a fare un test sullo storico che mi dice è meglio entrare limit oppure no. Nel compendio, nella somma delle cose, è meglio entrare invece con un ordine a mercato. Oppure invece l'altra alternativa è quella di utilizzare l'ordine condizionato o stop order. Quindi dire se i prezzi salgono sopra all'indicatore super trend, entro sul massimo, ad esempio, sul massimo, al superamento del massimo di ieri, o al superamento del massimo della prima candela oraria, o al superamento del massimo delle ultime 5 barre.
Quindi sta a lei perfezionare, sta al trader poi perfezionare l'idea di base. Ma mi cercano un attimo che. Sì? Pronto? Evidentemente schermato, non si sente. Chiarito questo punto, se ci sono altre domande, si prego. Senta, volevo dire, queste curve di profit tengono conto dei costi di esecuzione e dello slippage, questi qui che vedo davanti a me, che ha fatto vedere Sì, la prima, allora adesso non ricordo tutti i test nel libro, se sono tutti, ce ne sono alcuni che tengono conto delle commissioni dello slippage, altri no, c'è scritto comunque quelli che tengono conto dello slippage e quelli che no. La prima che vi ho fatto vedere sul supertrend, sono sicuro di sì perché l'ho visto dal grafico, c'era l'indicatore in grigio di Visual Trader, visualizza l'andamento della curva senza le commissioni. E la parte verde indica invece l'andamento della curva con le commissioni. Qua andiamo a vedere se in quello di MultiChart sono state riportate o meno. Vedo se lo trovo. No, in questa curva qua non sono state conteggiate le commissioni, quindi avete il codice, ognuno poi il bello di che può andare a perfezionarlo, andare a inserire le proprie commissioni, il proprio profilo commissionale. E poi ripeto, sono sorgenti già funzionanti, ma che il compito, lo scopo è quello di migliorarli e adattarli al proprio profilo di rischio, alla propria operatività. Cioè, non vi si dà un pochino di pappa cotta, perché comunque c'è qualcosa che è statisticamente valido, però poi sta a voi cucirvi l'abito, il tailor made, come si dice in inglese, cucirvelo addosso. Un pochino di fatica ve la dovete fare anche voi, cioè, e anche il suo bello, cioè di fare un pochino di fatica, perché altrimenti prendere già per buono quello che vi danno altri, cioè la base è buona perché lo dimostrano i dati, però non è mai cucito addosso. E più prendete il lavoro fatto da altri senza cucirvelo addosso, e più c'è il rischio che poi voi smettiate alla prima difficoltà di seguirlo, anche se la base è statisticamente valida. Anche perché se uno non lo adatta fa anche fatica a capirlo nel dettaglio, mentre se ci lavora sopra è costretto, gioco forza, a studiarlo e quindi capisce anche le logiche dietro. Perché se capite la logica che c'è dietro, e siete consapevoli, ne siete padroni, ecco il termine corretto è questo, siete padroni, ed essendo i padroni riuscirete a seguirlo con disciplina, altrimenti cambiare, guardate, una delle più dannose che può capitare è quello di abbandonare una strategia, cosa che è tipica del discrezionale, ma capita anche a molti trader che si avvicinano ai trading system, alla prima difficoltà abbandonarla, passare a seguire un'altra strategia, rischiate di beccarvi il drawdown di una, no, questa non mi piace perché mi sta facendo perdere, ma come è possibile? Il mercato è salito l'ultimo mese e io non ho guadagnato niente. Basta, zero tutto, passo a un'altra strategia. Ne cambiate e poi magari non c'è una motivazione reale, i dati statistici magari sono ancora dentro i parametri, non è stato raggiunto un numero massimo di perdite, il massimo drawdown è ancora di là da venire, eccetera, semplicemente perché vi scoraggiate. Cambiate strategia. Rischiate poi di perdervi il drawdown, la striscia vincente di un'altra strategia. E così poi andate a vedere i risultati del primo trading system da cui siete partiti un anno dopo e ve lo ritrovate che magari avrebbe guadagnato 10.000 euro e voi avete portato a casa delle perdite. Quindi essere padroni della strategia vi aiuta a diventare disciplinati. Poi può capitare che un trading system perda, non sia più in linea con i parametri storici. E lo si magari abbandona, lo si mette in parcheggio, però se è all'interno di un paniere vi farà un po' di danno, è un danno calcolato, ma lo dismettete con una logica. Meno logica usate e più voi vi esponete più vi esponete all'emozione, all'emotività, e più è difficile che voi riusciate a essere trader vincenti. Ci sono altre domande? Dunque, io chiedo scusa della mia ignoranza, ma devo partire dalla prima elementare.
che al momento sto operando con la mia piattaforma. Se volessi appunto utilizzare un trading system, come devo fare? Cioè, praticamente lei mi fornisce un sistema che poi io modifico, come che avviene? Cioè, non ho capito questo, se posso anche... Sì. Allora, io ho cercato di mostrarvi è possibile seguire due strade, non c'è mai un'unica soluzione e anche nel trading si può fare praticamente tutto. Allora, ci può essere la strada più semplice, che è quella della, detta volgarmente, della pappa cotta, di quello che dice: io non voglio fare fatica, cose troppo complicate per me, mi affido a un consulente che mi dà i segnali, o qualcuno che mi crea trading system, mi dà i segnali o mi consegna l'algoritmo. E quella è la strada, è una strada, non è detto che sia la migliore, è una possibilità. E poi c'è la strada invece di quello che dice: io voglio capire come funziona, voglio crearmi un trading system, o voglio avere un trading system che mi supporta le mie decisioni operative. Ecco, allora, quello è lo step che abbiamo visto oggi, è il percorso che abbiamo visto oggi. Per chi vuole imparare, si parte da un'idea di trading, o da un'idea di trading che si ha già, o da un'idea di trading che nasce leggendo dei libri o confrontandosi, venendo ai seminari. A quel punto, dall'idea, o da un libro come quello che stiamo presentando quest'oggi, che contiene già parecchie, mi pare siano una quindicina, 15-16 idee di trading, di cui c'è anche già il codice inserito. Ecco, a quel punto la strada nuovamente si biforca, diventa, possiamo scegliere la destra o la sinistra. La strada da una parte è quella del trader che fa tutto da solo e dice: io imparo a programmare, non so programmare, imparo a programmare, e quindi la mia idea di trading o l'idea di trading che ho letto sul libro la perfeziono da solo programmando il software, imparando come si fa. Oppure l'altro, ancora l'altra strada, è quella di dire: io da queste idee di base non voglio fare la fatica, ho le idee per come migliorare una strategia, oppure ho maturato delle mie convinzioni un'idea di trading che per me può funzionare, ma me la faccio programmare da un programmatore professionista, da uno che di mestiere fa quello, e mi realizza la mia idea. Ecco, quindi è possibile fare praticamente tutto. Io vi ho fatto vedere quello che è all'interno nel libro, è un possibile percorso. Ci sono, ad esempio, il super trend è un indicatore che trovate sul Visual Trader. L'EMA trend è concettualmente analogo, la formula è diversa, ma è concettualmente analogo. Partite da quell'indicatore, quando i prezzi, detto volgarmente per chi lo segue a mano, i prezzi vanno sopra al super trend, compro. Andiamo a rivedere il grafico. Quando i prezzi scendono sotto al super trend, vendo. Questa è l'idea di base, idea che fa guadagnare soldi statisticamente. Ecco, questo è il grafico, qua pitturato in rosa lo sfondo, si vede la fase ribassista in cui il trading system è a ribasso, e qua la fase rialzista in cui il trading system, con lo sfondo verde, si gira al rialzo. Da questa idea di base io lo devo perfezionare, la mia idea, cerco di cucirmela addosso, me la cucisco addosso selezionando la fase della giornata, della seduta di borsa in cui lavorare, selezionando il time frame su cui lavorare, selezionando lo strumento, perché io questo l'ho applicato sul grafico 60 minuti di Unicredit e del FTSE MIB e sull'euro dollaro, ma ci può essere quello che non vuole tradare Unicredit e vuole tradare, anziché Unicredit, vuole cucirsi, crearsi la strategia, adattarla a STM piuttosto che a Mediolanum, piuttosto che a Mediaset, oppure su un paniere di questi titoli, oppure anziché fare il FTSE MIB Future vuole tradarsi, che ne so, il DAX. E questo lo si può fare, si parte dall'idea che io ho dato, che dentro nel libro si prende il codice e lo si perfeziona, si cerca di adattarlo alla propria
SIC. Sì, prego. Volevo chiedere due cose. Dato che questi strumenti funzionano anche in strategie daily e non solo intraday, poi lei ha parlato di panieri. Per chi ha la possibilità di esposizioni finanziarie molto inferiori ai 100.000 o al milione di euro con cui lei parla, come si fa a limitare il rischio utilizzando questi strumenti e avendo panieri molto piccoli? Cioè senza... Sì, la sua è una domanda appropriata. È importante rispondere, perché se ci sono persone che magari hanno meno esperienza è importantissimo. La ripeto anche a favore di microfono. E il signore chiede se è possibile lavorare su diversi time frame. Non so se era già presente all'inizio, comunque ripetiamo, a vantaggio di tutti, anche di chi è arrivato dopo. Trading system li faccio anche rivedere. Io utilizzo diversi trading system su diversi panieri, questi sono solo alcuni dei trading system che ho mostrato sul FTSE Mid Future, ma seguo anche il DAX, seguo l'euro dollaro, vi faccio vedere questi, un trading system in cui abbiamo 60 minuti, qui il 30 minuti, qui il 5 minuti, ciascuno lavora con una propria logica. C'è il trading system, questo che è basato su delle trend line automatiche, questo è basato su un dynamic breakout, su un diverso time frame, per 30 minuti, questo trading system è basato su dei pattern su 5 minuti e quest'altro è basato su dei pattern ma su 60 minuti. E poi ci sono tanti altri workspace che mi tengono monitorati, altri strumenti. Sta a voi scegliere, adattare in base al vostro tempo che avete da dedicare al mercato, su quale time frame lavorare, perché ci sono vantaggi e svantaggi. Lavorando sul multi-day spesso c'è il vantaggio di riuscire a cavalcare dei trend come quello che abbiamo visto in borsa negli ultimi 2 o 3 mesi, di un mercato che non ritraccia mai, di un mercato che sale sempre, e spesso in queste situazioni è difficile addirittura anche per un buon trader intraday riuscire a battere un mercato che sale sempre e continuamente, a meno di non usare effetti leva abbastanza ampi. Difficile battere il buy and hold quando il mercato sale in modo così ripido senza mai ritracciare. Il rovescio della medaglia è che su time frame ampi come giornaliero, addirittura settimanale, quando si prende una batosta, la batosta è bella grossa, perché lo stop non può essere uno stop dell'1%. Chiaramente se si vogliono cavalcare trend molto ampi, i livelli di uscita sono pure molto ampi, gli stop loss e i trailing stop sono abbastanza larghi. Vantaggio dell'intraday è quello invece che si riesce a lavorare lavorando a leva, contenendo i rischi, contenendo il drawdown, con degli stop loss, con dei target molto più stretti. Il rovescio della medaglia è che c'è molto più rumor, aumentano i falsi segnali e diventa più difficile per un trader che non è smaliziato, che non è un trader esperto. La scelta del time frame però è sua e può derivare anche dal backtesting. Appunto, dato che il trading system può essere studiato, è proprio il suo vantaggio, sui dati storici, prendo il super trend, prendo l'EMA trend, prendo un qualunque indicatore e lo testo sul FTSE MIB, lo testo a 5 minuti, lo testo a 10 minuti, lo testo a 15, lo testo a 20, lo testo a 30, lo testo a 60 e trovo il time frame che mi dà i risultati che più mi piacciono, che sono migliori dal punto di vista statistico, ma anche che si addicono di più al mio stile di trading. Quindi in sé per sé il trading system può fare qualunque cosa. Gabriele può testimoniarvi il livello di sofisticazione, le cosiddette macchinette che stanno sul mercato adesso, come vengono chiamate sui gergo di finanza. Cioè, ci sono software sofisticatissimi che comprano e vendono sul book nel termine di microsecondi, cose sofisticatissime. I trading system possono fare qualunque cosa, qualunque strategia di trading che vi giri per la testa può essere implementata all'interno di un software. Dopo diventa una questione avere la strategia che riesca a replicare, a generare gli stessi risultati teorici in real time, diventa anche una questione di costi.
perché se scendete sul campo di battaglia di un istituzionale non potendo garantirvi il costo dei server e dei software che utilizza un istituzionale, non riuscirete a batterlo sullo stesso terreno di campo di battaglia che è la velocità, dovrete per forza di cosa, anche quando utilizzate dei sistemi rapidi veloci, farlo, ma il veloce diventa 5 minuti, qualche volta può essere l'un minuto, ma certamente su strumenti congrui dove si paga poco slippage, ma certamente non scendere su un campo di battaglia dell'istituzionale, perché dovete sempre tener conto dello slippage. Qua, tra l'altro, se riesco, proprio a tal proposito, giusto per i palati un po' più sofisticati, dovrebbe esserci, se riesco a ritrovarlo, un grafico abbastanza interessante, c'è nel libro, vediamo se, che l'ho riportato, mostra nella parte alta del grafico quello che sono il grafico del DAX costruito con un flusso dati, nella parte bassa del grafico il DAX costruito su un altro flusso dati. Cioè già due data feed diversi in real time possono portare a delle differenze macroscopiche. Eccolo qua. Guardate questo grafico, credo che si dovrebbe riuscire a vedere abbastanza bene. Ci sono delle differenze, guardate questa candela, è diversa. Questa candela è simile ma non è identica, questa candela è diversa, e qua è diverso il punto di minimo, poi c'è qualche altra differenza macroscopica, vediamo. Ah, qui, guardate queste due candele, qua e qua, questi sono, no, sono due flussi dati messi a confronto in real time, del DAX 30. Uno è il flusso di un broker, un altro è un flusso di un data provider esterno. Quindi a volte quando uno si dice ma utilizzo dati di un determinato broker e ho problemi, a volte i problemi, cioè tutti ce li hanno i problemi, non esiste il data provider perfetto, però ci può essere quello migliore, ci può essere quello peggiore, e ci sono ad esempio, a volte bisogna testarli anche in funzione del mercato. Mediamente il livello, ad esempio, per che viene fornito dai broker italiani, i dati di borsa italiana, è molto buono. Non così i dati invece di broker di mercati esteri. Spesso, volentieri, abbiamo dei dati che vengono sulle borse estere, gli operatori italiani che si lasciano molto desiderare, così come ci sono broker americani che hanno dati europei che fanno schifo, perché è questione di server che non sono adeguati, dati che vengono rimpallati da una parte all'altra del mondo prima di essere distribuiti, che fanno un giro che alla fine, nonostante la velocità, le linee eccetera, sono comunque in ritardo. E poi adesso io non sono un tecnico, ci vorrebbe qua in sala un tecnico specifico, ma per fare un esempio un po' come un effetto imbuto, cioè i dati devono essere distribuiti a migliaia e migliaia di utenze, di utenti, e nelle fasi di fast market rimangono, chi più chi meno, rimangono indietro. Vi arrivano meno tick di quelli che sono effettivamente i tick scambiati. Se poi voi avete la CPU che si imballa e altri tipi di problematiche legate agli hardware, vi capiterà di avere magari un segnale long, short, in una determinata seduta, poi vi viene voglia di aggiornare i dati a fine seduta, vi arrivano i dati, li scaricate puliti, il flusso pulito end of day, aprite il giorno dopo il workspace e vi sono cambiati i trade, magari il trade che c'era il giorno prima non c'è più, o un trade che non avete fatto perché non c'era, puff, compare. Quindi è che non è che il trader discrezionale non ce li ha questi problemi, è che il trader discrezionale non se ne accorge. Ci sono questi problemi, è chiaro che va trovato il flusso dati migliore, ci vuole dotazione tecnica, bisogna investire,
Ecco perché il trading automatico a certi livelli non è detto che sia per tutti, cioè anzi, non è sicuramente per tutti. Se parliamo di daily, se parliamo di time frame larghi, minimizziamo questo tipo di problematiche e lo si può fare anche con costi tutto sommato bassi. Se si vuole andare nel difficile, quindi time frame molto bassi, si riduce l'average trade, quindi l'importo medio della vincita, aumentano i costi, aumenta lo slippage, quindi bisogna investire parecchio in tecnologia e non tutti possono farlo. Per chiudere la sua domanda, perché non ho ancora risposto pienamente, per chi ha delle capitalizzazioni basse, non è che non si possa investire, si può investire comunque. Io l'esempio che ho fatto l'ho fatto per avere una buona diversificazione su future grossi, e grossi intendo il mettere assieme contemporaneamente DAX, FTSE MIB, euro dollaro, eccetera eccetera, perché molti hanno il pallino del DAX, cioè molti partono sinceramente dal DAX. Perché partono dal DAX? Perché vanno a vedere un trading system cos'è che guadagna di più. Guadagna di più sul DAX. Sicuramente i guadagni più grossi ci sono sul DAX, ma non che si guadagna di più sul DAX perché il DAX è uno strumento migliore di altri. No, si guadagna sul DAX perché il DAX vale tanto, è un future che vale tanto, ogni punto vale 25 euro. E questo significa, ai prezzi attuali sono quasi 200.000 euro che vale un DAX, se voi volete diversificare con 5 o 6 diverse logiche, diversi trading system su diversi time frame sul DAX, significa che se entrate in posizione con 5 contratti siete esposti per quasi 1 milione di euro. Allora, se perdete l'1%, perdete l'1% non sui margini, ma perdete l'1% su 1 milione di euro su cui siete investiti di controvalore. Ecco perché dico ci vuole una capitalizzazione adeguata, perché se io ho 50.000 euro posso comprarmi 5 DAX, ma sono esposto per 1 milione di euro. Se perdo l'1%, vedete un po' voi che cosa comporta sul vostro conto. Ecco, è solo per quello che si guadagna su più sul DAX, ma sono anche molto più alti i rischi. Quindi meglio partire con portafogli più bassi, più piccoli, meglio partire con strumenti come ad esempio, per chi non ha esperienza e vuole fare derivati, il mini FTSE MIB è un eccellente strumento per iniziare, per i neofiti sui derivati, e meglio ancora per chi ha poca esperienza si possono fare portafogli diversificati, interessanti, con le azioni. Quindi le azioni non a leva, non lavorando a leva, meglio, soprattutto quando non si ha esperienza, si riesce a realizzare dei panieri interessanti. È chiaro che non si può andare a lavorare poi con trading system che fanno 10 operazioni al giorno su 10 titoli a 1000 euro l'uno, perché altrimenti spendete più in commissioni che altro. Va tutto rapportato, andrete a bilanciare cercando di avere un'operatività che non sia troppo spinta, però si possono realizzare panieri ben diversificati con titoli ma anche ETF. Ci sono anche gli ETF, è un ottimo strumento di investimento e per fare operazioni non a leva, ci sono anche ETF a leva, leva 2 di solito, qualcuno anche a leva 3, sono pure quelli buoni strumenti per diversificare anche geograficamente, perché ad esempio si fa tanto parlare di crisi, ma la crisi, se andiamo a vedere attentamente, è tutta europea, in particolar modo nelle zone periferiche dell'area euro. Ma ci sono borse, prima ancora che quella americana che sui massimi ci è arrivata nelle ultime settimane, andate a vedere la borsa australiana, per esempio, che è una delle migliori borse al mondo. Alla crisi non sanno neanche che cosa sia, non sanno neanche che cosa, non hanno mai sentito parlare della crisi. È un paese che ha risorse, materie prime, e questo lo si vede poi anche nell'andamento di borsa, che è fortemente bullish già da diversi mesi, da anni. Ecco, la diversificazione geografica anche è un elemento importante. L'ETF è un buon strumento che consente di poter puntare anche su settori, ad esempio vi cito un altro settore, ci sono tra l'altro ETF che si possono essere acquistati con molta facilità, che sono quotati
su borsa italiana, quindi non sono ETF che non hanno costi commissionali particolarmente elevati. E vi cito un ETF che io sto utilizzando molto, sia per me ma anche per la clientela, sull'healthcare. È un settore che non conosce crisi, andate a vedere il grafico dell'healthcare, settori, titoli farmaceutici, sono, hanno iniziato il loro trend rialzista che non ha conosciuto praticamente pause mesi e mesi fa, la Bayer, Novartis, Fresenius, eccetera, eccetera, sono titoli che sono, hanno dei grafici che sono, salgono in modo molto costante nel corso del tempo, e comprare un ETF come l'healthcare o altri ancora vi consente di poter diversificare sia per settori e quindi beneficiare senza dover andare a comprare 10 titoli europei, potete comprare un ETF healthcare che vi racchiude un po' il meglio di un determinato settore. Quindi credo di aver risposto alla sua domanda. Sì. Il Posso no, solo aggiungere una nota tecnica interna che non potete veramente sapere sulla parte della velocità dei dati. Come ho detto prima, Borsa ha riportato a Milano i server. Tanto per darvi un'idea di grandezza, la velocità di elaborazione dell'ordine è intorno ai 3 millisecondi. Però mandare l'ordine da Milano a Londra ci impiega 12 millisecondi e ritornare indietro altri 12-13. Quindi sulla velocità complessiva da un cliente a Milano, mandare l'ordine, prima andava a Londra, veniva processato e tornare indietro, su un totale di 25-26 millisecondi, 24 erano dati dalla distanza del messaggio andare su e tornare indietro. Adesso questa velocità è stata, questo tempo è stato completamente abbattuto a tutto vantaggio della clientela italiana. Però il problema della simmetria informativa a seconda di dov'è il mercato è rilevante, è importante, perché la clientela londinese quei 26-24 millisecondi non ce li aveva. E lo stesso discorso, ovviamente io lo faccio in modo campanilistico perché siamo italiani, su Borsa Italiana, quindi ho tutto interesse a dire questo messaggio, però non è banale, cioè tra dare strumenti molto molto volatili su mercati molto lontani va fatto con cautela, comunque sapendo qual è lo svantaggio tecnologico che voi avete su mercati che non sono vicini a voi, e invece il vantaggio che avete sui mercati italiani che altri ovviamente non hanno. Quindi se parliamo di Germania, ovviamente il dato è praticamente irrisorio perché sono pochi millisecondi. Già Milano-Londra, che era un deficit del fatto che sono stati comprati da Borsa di Londra per un paio d'anni, proprio pensate ai mercati americani, asiatici, ecco, non sto dicendo di non farlo, assolutamente. Sappiate che la distanza non è banale e nel totale della trasmissione dell'ordine il tempo per ricevere le informazioni e il dato pesa per l'80-90% del tempo totale. E quelli locali non hanno questo svantaggio che voi non avete sui mercati italiani. Sì, questo conferma quello che vi dicevo prima, infatti che la qualità dei dati italiano, col broker italiano è molto buona, se lo prendete da fornitori esteri è meno buona, Perché spesso l'estero fa il giro, fa il giro. mentre tutti i broker italiani sono clienti diretti di Borsa Italiana, quindi siamo noi a fornirgli, si attaccano direttamente alle macchine a Milano e ricevono il dato, lo danno Mentre tipo. la qualità dei dati di broker scusi, mercati esteri, spesso lascia molto da desiderare, quindi effettivamente a volte non è detto che ci siano vantaggi, soprattutto se uno fa un tipo di trading che sia manuale o che sia automatico, improntato sulla velocità, dove la velocità è importante, e queste cose bisogna tenerne conto perché altrimenti si rischia di avere poi delle anomalie, degli slippage che subito vengono sottovalutati, uno non se ne rende conto da che cosa derivino. Il neo stock gira per Leo. banca Stella, hanno dei costi però commissionali molto diversi.
bisogna anche tenere conto del dato, anche di quanto si conta l'eseguito sul dato. Assolutamente, no, questo è una tematica che ovviamente non mi compete, la parte commissionale è del... importante perché la rapidità del dato. No, è corretto, però il pricing, diciamo così, il costo commissionale verso di voi non lo fa il borsa, noi abbiamo un listino e poi ogni broker lo fa e fanno il loro mestiere, però tecnicamente questo è un elemento da cui non si può prescindere, tanto più un mercato è lontano, tanto più nel momento in cui mandate l'ordine il tempo passa. La sua euro stock, scusa, è quotato sul mercato Eurex, che mia sfortuna è molto più grande del mercato italiano di derivati. Ecco, per onestà intellettuale, la differenza di tempistica fra l'invio l'ordine a Milano e a Francoforte non è così rilevante, quindi ecco, dipende molto dal tipo di trading che fate. Il vero impatto si ha su mercati realmente lontani, tipo mercato americano, mercato russo, se non addirittura australiano o giapponese. La sua osservazione sui costi del trading è assolutamente corretta, prescinde da questo ragionamento che è stato fatto, e chiaramente il profilo commissionale va trattato ognuno col proprio broker, però aggiungo che fa sempre parte anche quello che dice lei, può essere un elemento di diversificazione. Io per lavoro anche con istituzionali, con fondi eccetera. Non esiste fondo di qualunque natura che abbia un broker, ma questo, se chiaramente è la regola per gli istituzionali, di solito è la regola anche per i trader professionisti. Non c'è un trader che abbia un solo broker, ne ha di solito più di uno, come usa più di un data feed, come usa tanti computer, perché possono essere problemi tecnici, come ci vuole una linea di backup, ci vuole l'UNTS se uno fa treni da casa. Se uno va a cercare la sofisticazione, vuole essere un professionista, è chiaro che diventa tutto importante, aumentano anche i costi della dotazione tecnica. Se uno vuole, ha un piccolo portafoglio di azioni da seguire, allora impatta meno anche il discorso commissionale, perché pagare impatta se i titoli sono tanti, anche quello può essere importante chiaramente, però se l'operatività è rallentata e non si fanno 100 eseguiti al giorno, in proporzione diminuisce quel discorso lì. Si può fare senza grossi costi, basta avere un computer, al limite uno di backup, non c'è bisogno di affidarsi a software automatici, perché con ordini che si mettono stop order o limit order una volta al giorno in macchina non si fa fatica, non c'è bisogno di tante piattaforme costosissime, di flussi dati costosi, basta un flusso dati che si compra end of day da 90 euro all'anno, o addirittura si possono scaricare da Yahoo Finance o Google anche dei dati di solito di buona qualità, quindi è tutto rapportato poi alle proprie tasche, a quello che uno deve fare. Sì, prego, prego. Anche un altro signore, chiedo scusa. Volevo chiedere una sua opinione a proposito della modalità di conduzione di backtest e ottimizzazione dei parametri sul trading system, e se ha anche un'opinione su quella che viene chiamata walk forward analysis. Sì, nel libro c'è tutto. Nel libro si parla anche di walk forward e delle migliori modalità di backtesting. La walk forward può essere un buon modo di lavorare, e ognuno deve trovare la propria strada e il proprio. Io di solito utilizzo metodologie di tipo in sample, out of sample, e mostro nel libro anche utilizzo i grafici 3D per andare a trovare le aree di stabilità del trading system. Quindi prima parte, in sample, out of sample, per andare a vedere, significa per quelli che magari non hanno sentito parlare, prendo una parte, se io ho 10 anni di storico di borsa italiana, non uso tutti i 10 anni
di storico, andando a vedere dal 2003-2013 se un trading system ha guadagnato o perso, ma prendo, sviluppo la mia idea, attesto, ottimizzo il parametro, guardo se è meglio la media mobile a 9 piuttosto che a 10, se è meglio il super trend settato a 3,10 o piuttosto a 4,20. Lo testo dal 2003 ad esempio al 2008. Definisco i miei parametri, stabilisco se ci deve stare un trailing stop, se ci devo mettere un target. Quando ho detto ok, questo trading system mi piace, per me va bene così, bene, lo testo dal 2008 a venire oggi. Se mi conferma che mi dà risultati interessanti come me li ha dati prima, vado a simulare praticamente una situazione di mercato che il trading system non ha visto, simulo il futuro. Se, però senza viverlo chiaramente, perché il futuro non lo può vivere nessuno, se il trading system mi conferma che mi avrebbe fatto guadagnare, allora mi dà una buona affidabilità e io su quel trading system, magari dopo un periodo di rodaggio di un mese, 2 mesi per vedere che non abbia bug, inizio a metterci soldi. Se questo non succede, allora il trading system vuol dire che l'ho affittato. Cioè, l'ho adattato troppo al passato, non ci metto soldi. A completamento guardo le aree di stabilità con un grafico 3D, c'è tutta la spiegazione nel libro, per andare a individuare quelle che sono le aree in cui ho un intorno, diciamo, stabile, in cui passare dalla media mobile a 9 o a 10 o da 10 alle 11 non mi cambia molto, perché se passare il trading system è molto sensibile, guadagna con la media mobile a 9 periodi, mettendola a 10, da un guadagno di 100.000 euro in 8 anni mi passa una perdita di 20.000, allora vuol dire che è troppo sensibile, magari non appena il trading system cambia qualcosa nel mercato, perché i mercati cambiano, si evolvono. Ad esempio il FTSE MIB, secondo me, un po' è cambiato come comportamento dal 2010 venire oggi. Ma è normale, cioè tutti gli strumenti si evolvono. Quando c'è stata la fusione con Londra nel 2010, se non ricordo, giusto? Giugno 2010, se non ricordo male. No, come fusione 2007, però dopo l'integrazione dei mercati cominciato dal 2009 in E un pochino è cambiato, ma è normale. Come è cambiato il DAX, mi pare, soprattutto il cambiamento grosso del DAX, c'è stato anche negli ultimi anni, ma ci fu un cambiamento molto grosso, mi pare, nel 2005. 2006, quando cambiarono gli orari di negoziazione, passò dal 9:20, passò a quello attuale dalle 8 alle 22. Quindi è normale, cioè ci sono i cambiamenti e il test in sample, autosample, le aree di stabilità mi aiutano a verificare l'affidabilità statistica. Sarà un discorso di fatto, quanto ritiene che sia necessario per poi mettere un trading system sul mercato, non so, da 2 in su più o meno, perché ho visto prima, facciamo l'esempio di 1,4. Di solito 1,5, Già tradabile con 1,5. 1,5 è già tradabile. Poi non è che ci sia una regola assoluta. Cito su questo punto Thomas Friedman, con cui ho fatto un paio di seminari 3 o 4 anni fa. Lui addirittura dice che qualche volta mette nei portafogli, ma si parla chiaramente di portafogli molto grossi, addirittura anche trading system che perdono soldi, quindi che hanno profit factor inferiore a 1. Se sono trading system che perdono soldi, ma sono completamente decorrelati rispetto agli altri, quindi mediamente perdono soldi, quando guadagnano però è nelle fasi in cui gli altri perdono, quindi magari mi abbassa, mi aumenta la regolarità del comportamento del portafoglio. Quindi siamo all'estremo proprio, all'estremo opposto. Ci può stare qualche volta, io qualche trading system anche con 1 e 3 ce l'ho messo nel portafoglio se era decorrelato. Addirittura trading system che perdono, sinceramente fino a lì non ci sono arrivato. Già spesso si è bravi a perdere soldi da soli anche con trading system che sulla carta guadagnano. Quindi metterci già dentro trading system che perdono a volte non è che psicologicamente non. L'ho fatto anche come battuta, però fino a 1,3 diciamo io mi è capitato di mettere dei trading system. Però di solito la regola vuole che come soglia di bontà si utilizzi 1,5.
più sta sopra 1,5 meglio. Scusa, posso fare una domanda un po' tecnica? Cioè, lei a un certo punto mostrava i rendimenti di questi training system, no? Che segue lei e che fa lei, no? Con l'avvento delle macchinette, diciamo, chiaramente il trading è abbastanza cambiato per me. Io seguo, faccio trading da tanti anni e vedo che in questi ultimi tempi i trend sono molto spezzati, sono molto irregolari. Lei trova che questi trading system rendono meno in questi ultimi tempi in funzione dell'avvento delle macchinette? Sinceramente sì. Sinceramente sì. Sono stati, io non le so dire con certezza perché sono tutte teorie e sono anch'io abbastanza favorevole che ci sia stata questa influenza che come praticamente ha messo fuori mercato gli scalper, perché scalper dove li vedete voi di forum? Cioè, esistono ancora gli scalper? No. Esistono meno per via anche del trading, perché magari non conviene più tanto farli con le Tobin Tax. Diciamo, al di là della Tobin Tax, lo scalper è una figura, ormai lo trovate nel parco ad Amello Brenta, come specie in via di estinzione, da animale da tutelare. E allo stesso modo però ha dato fastidio sicuramente anche i trading system. Diciamo che hanno il guadagno medio 2011 e soprattutto 2012 si è abbassato. Devo però dire che fasi analoghe si sono riscontrate nel 2004 e nel 2005, quando non si parlava di high frequency e sicuramente l'high frequency non aveva l'impatto attuale. Quindi fasi analoghe si sono vissute indipendentemente dall'high frequency e, guarda caso, sono state fasi di accumulazione in cui il mercato saliva con costanza. Se andiamo a vedere 2004-2005, ma questo lo vedete anche in backtesting, quasi tutti i trading system, anche i migliori, qualunque strategia, soprattutto following, intraday, trend follower, andate a vedere, 2004-2005 sono gli anni in cui guadagnano di meno. E c'era un mercato che nel 2004-2005 saliva, intraday aveva una volatilità, perdonatemi questo termine, bastarda, che ti buttava fuori, ti generava un sacco di falsi segnali, però alla fine andavi a vedere dopo settimane che il mercato era salito, quasi senza mai ritracciare. La stessa cosa l'ha fatto ultimamente. Devo dire che però, almeno i miei, per fortuna, gli ultimi mesi stanno tornando a valori pre-2011. E spero che non sia un fuoco di paglia, spero che sia ciclicamente, come è stato 2004-2005, anni particolari, abbiamo avuto il biennio 2011-2012, il 2013 attualmente sta andando abbastanza bene. Quindi sicuramente c'è l'impatto della high frequency, però per onestà bisogna anche ricordare che 2004-2005 le cose sono andate in modo analogo, senza sentir parlare di HFT. Volevo chiedere io se sì, c'è il signore forse che aveva già chiesto. No, prima. Sono stato da 6 mesi, ma parlavano tutti che stavano. Ah, chiedo scusa, chiedo scusa. Mi sono inserito al presidente a due. Volevo chiedere per il linguaggio, cioè i suoi codici sono sul libro. Per penetration o c'è anche per visual trader? Sono. Comunque come si può fare? Allora, i codici nel libro, per non occupare, per non fare un volumone di 400 pagine, sono talvolta in easy language, talvolta in visual trader, dove veniva un po' più comodo usare l'uno e l'altro, anche per, o anche sì, su visual trader, ad esempio il codice del super trend c'è sia per easy language, ma per chiunque compra il libro, nel libro c'è il link che sarà attivo in questi giorni, per scaricare i codici in tutti i formati. Quindi chi compra il libro, nel libro in cartaceo c'è la descrizione, il funzionamento, così talvolta c'è l'uno, talvolta c'è l'altro, ma tutti i formati li potrete scaricare da un link apposito. Prego.
forse abbiamo esaurito, anzi abbiamo sforato, non vorrei che ci fosse qualche altro relatore. Ah, 11:15? Sì. Fino alle 11:15 possiamo rimanere. Possiamo avere questo bonus. Ok, va bene, possiamo avere questo bonus. Allora, le ultime domande. Allora, volevo chiedere una cosa, io programmo Trading System con MetaTrader quasi esclusivamente praticamente sui cambi, perché precedentemente programmavo anch'io con VisualTrader, però ho deciso di abbandonare VisualTrader perché è una difficoltà. Programmavo un Trading System bellissimo sulla carta, un backtest bellissimo, e avevo una difficoltà pazzesca nelle minute, anche aumentando nel senso i time frame. Allora, una difficoltà tremenda a andare in eseguito, cioè nel senso... Se non si sente dopo la ripeto. Volevo sapere lei come riesce a studiare questa cosa, una parte soprattutto sull'azionario, insomma. Allora, il signore dice che lui ha abbandonato Visual Trader per passare a MetaTrader sui cambi perché aveva delle difficoltà negli eseguiti che non gli coincidevano. Adesso bisognerebbe vedere anche i codici, con che funzioni sono state programmate. La difficoltà ci può essere un po' con tutti i software, poi ci sono software più precisi, ci sono software meno precisi, ci sono delle funzioni che tradizionalmente creano problemi, vengono calcolate tick by tick, succede anche col TradeStation e col MultiChart, e che fanno sì che il backtesting non sia attendibile, cioè quantomeno andate ad avere delle performance dopo in real time che non coincidono con quelle che vedete nel backtesting. Cioè, vi cambiano i trade anche, vi cambiano i trade, soprattutto nelle uscite. Nel TradeStation sono le funzioni set percent trailing, set stop loss, quelle funzioni lì non usatele. O se le usate, le dovete usare su time frame larghi e possibilmente, o se le usate su time frame stretti, il vostro trading system lo dovete programmare multi time frame in modo che sia poco sensibile a questo problema, perché vengono calcolate tick by tick, se i livelli sono abbastanza vicini, qualche volta in backtesting vi dice che siete usciti in trailing stop, in realtà magari prima di prendere il trailing stop il mercato è sceso, vi ha preso lo stop loss, a voi dice, perché poi il mercato magari i giorni seguenti è salito e vi dà l'uscita in trailing stop. Magari invece prima è stato stoppato, è entrato perché non vede lo sviluppo della candela, vede una candela ampia rialzista, siete entrati magari a metà, il mercato però prima di salire potrebbe essere che è sceso, ha preso lo stop loss e poi è salito. A voi vi dà sicuro che è salito da, cioè da quando siete entrati è solo salito, ma potrebbe anche essere che sulla stessa candela dopo che siete entrati ha preso prima lo stop. Quando andrete in real time vedrete che qualche volta invece vi prende lo stop. Chiudete il workspace, lo riaprite e vi trovate che invece vi dice che avete guadagnato. Quindi questo problema ci può essere con tanti software, poi ci sono software più precisi e meno precisi. Io ad esempio la MetaTrader alzo le mani, anche sulla MetaTrader alzo le mani, perché secondo me se non li ha già provati i problemi li troverà. Non è il miglior software che ci sia, poi che lo usino tutti è un altro, cioè tutti quelli che fanno Forex, la maggior parte di quelli che fanno Forex usino MetaTrader, è un altro discorso, bravi loro commercialmente, però che sia la miglior piattaforma per fare Forex, no. Secondo me no. Uno parte da MetaTrader, giustamente c'è un linguaggio, o real time è un altro linguaggio. MetaTrader un altro linguaggio, giustamente uno perde la sua vita con gli altri linguaggi. Ma quello è uno dei problemi, guarda, anch'io ne ho imparati tanti, mi sono imparato il Visual Trader, mi sono imparato l'Easy Language, mi sono imparato il JavaScript per Signal, e sono 2 anni che sto facendo lo sforzo di e non trovo quasi mai il tempo, ma credo che adesso sto cercando di trovarlo, di impararmi C Sharp. Un po' lo so, un po' me lo sono imparato, vorrei migliorarlo ulteriormente, diventare più esperto con C Sharp. Ho 2 bravi programmatori che mi aiutano, loro invece sono proprio bravi, per fortuna mi aiutano, però vorrei, se non arrivare al loro livello quasi, anche con C Sharp. Lo sa, le difficoltà in qualunque attività bisogna aggiornarsi, bisogna per stare sul mercato. Il medico va a fare i convegni per aggiornarsi, un medico che dice ho preso la mia laurea,
sono a posto, da adesso per i prossimi 30 anni faccio il medico e basta, il cardiologo che dice, boh, sono cardiologo, sono a posto, no, l'avvocato, idem, il commercialista, cioè bisogna studiare. Ma c'è poco... forma di viene valida lei per il credito fuori? Questo... più o meno. Glielo dico a microfoni spesi perché non voglio fare eccessiva pubblicità. No, è una piattaforma adesso buona secondo me in senso assoluto e credo sono quelle fatte in C-Sharp. C-Sharp, se andate a leggervi le ricerche di lavoro nell'ambito istituzionale, specie sul mercato UK, su Londra, hedge fund istituzionali di vario genere, anche grossi istituzionali, quando cercano programmatori, perché sono tantissime le ricerche di questo tipo, non troverà qualcuno che le chiede la MetaTrader, non troverà qualcuno che le chiede l'Easy Language, le chiedono per lo più JavaScript, ma già meno JavaScript, soprattutto C-Sharp, C-Sharp o C++, ma per lo più C-Sharp, poi un po' meno C++ e JavaScript, quelle sono top. Direi che però abbiamo finito, no, altrimenti il prossimo relatore ci abbatte. Se ci sono domande, approfitto per dire, se ci sono domande comunque mi trovate in giro nella sala Top Trader, ho un intervento anche oggi pomeriggio alle 14.30, vi ricordo il mio sito internet www.enricomalverti.com, info@enricomalverti la mia email. E poi vabbè, se vi interessa trovare quello che abbiamo detto lo trovate, faccio pubblicità chiaramente nel nuovo libro edito da Epli. Grazie mille, grazie anche a te. No, sei tu che devi darlo a me, non voglio il libro a te, chiedo a tutti e due, lui compreso, sì, un autografo. Prima lui, l'ho tampinato tutto il giorno ieri per averlo. No? Sì, prima Malverti, va bene, prima Malverti. Anche lui, dove? Dove vuoi, ragazzo, non... sei tu che hai scritto il libro, io lo leggo, però non oso leggerlo se non è firmato. Così ti assumo una responsabilità. Ma guarda che foto! Grazie molto. Grazie. Non andare all'indice.